Amici sportivi, amanti del basket, buonasera, benvenuti, ben ritrovati a Super Basket, la trasmissione in diretta su Super J, canale 634, pronti come sempre per parlarvi dello sport più bello del pianeta. Oggi è una puntata particolare nella quale tracceremo di fatto il bilancio della prima fase per quanto riguarda il campionato di Serie B, ma si è comunque giocato durante il corso appunto del weekend appena trascorso il campionato di C-Silver, che ricomincia insieme ovviamente anche al campionato di C-Gold, così come parleremo anche della Serie A di basket in carrozzina, che ha visto l'Amicaci Giulianova battere 2-0 nei quarti di finale Bergamo e accedere così nelle semifinali Scudetto, quindi una grande vittoria per Marchionni e compagni. Tra l'altro abbiamo anche questa sera gli ospiti giusti, innanzitutto ne approfitto per salutare la mia sparring partner Valentina Di Marcantonio, che non è presente questa sera in studio, ma non vi preoccupate, torna martedì prossimo e sicuramente ci starà seguendo da casa, possibile che mandi anche qualche messaggio sul nostro numero WhatsApp, che tra l'altro ricordo 368-801-1328. Vi invitiamo ovviamente ad interagire con noi, do il benvenuto ai miei ospiti, in questo caso si direbbe Air Club nel vero senso della parola, Fabio Talamonti. Ciao Fabio. Ciao Lorenzo, ciao a voi e ben ritrovati soprattutto a Superbasket. E poi Matteo Falzon. Ciao Matteo. Ciao a te Lorenzo, ciao a tutti, buona serata. Allora, puntata si direbbe in famiglia ragazzi, ma era giusto così perché comunque, e ne parleremo tra pochissimo anche, ci sono delle situazioni particolari per quanto riguarda sia la Teramo Spicchi da una parte che la Pallacanestro Roseto dall'altra, c'entra ovviamente purtroppo il Covid-19, ma vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso e ne parleremo tra l'altro anche con il nostro primo ospite per quanto riguarda i collegamenti. Do un caloroso benvenuto e bentornato al coach della Renova Teramo Spicchi, Giorgio Saldemini. Ciao coach. Allora coach, grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito, tra l'altro specifichiamo che appunto dovevi essere presente qui in trasmissione per via appunto di accordi già presi anche con l'ufficio stampa della Teramo Spicchi, e salutiamo anche qui l'amico e collega Paolo Marini, ma appunto come vediamo anche sul nostro sito www.superj.it in questo momento vedete la Renova Teramo Spicchi è ferma ai box sotto diciamo indicazione dell'ASL di Teramo a causa appunto dei due casi positivi al Covid-19 che sono stati riscontrati a Roseto. C'è stato ovviamente il derby, quindi per precauzione l'ASL di Teramo ferma di fatto la formazione biancorossa. Coach, innanzitutto ti chiedo anche come hai appreso questa notizia, tra virgolette non ci voleva in vista soprattutto dell'inizio della seconda fase. Ma guarda, oggettivamente non ci voleva, però è una cosa talmente più grande di noi e quindi dobbiamo non può essere messa mai a preventiva una cosa del genere. Come l'ho appresa? L'ho appresa da una telefonata da parte di Tony Trullo, perché avevamo messo in preventivo un amichevole venerdì, quindi la condizio sine qua non dell'amichevole sarebbe stato l'esito negativo dei tamponi. Mi ha chiamato mercoledì dicendomi che avevano avuto due positività e quindi da lì noi, e in questo caso ringrazio la società perché è stata perfetta, ringrazio il nostro staff medico perché noi abbiamo fatto subito un tampone mercoledì, abbiamo fatto, dove siamo risultati tutti negativi, abbiamo rifatto un tampone sabato mattina dove di nuovo siamo risultati tutti negativi, e poi penso più o meno verso le 12:30 dopo l'allenamento la ASL ci ha comunicato la quarantena fiduciaria e quindi siamo in quarantena da sabato. Abbiamo fatto il tampone molecolare della ASL ieri, lunedì, di nuovo tutti quanti negativi. Speriamo continui così questa situazione per poi rifare il tampone lunedì 22
e speriamo che vada tutto nella maniera corretta per poi essere, per poi tornare alla normalità. Lo speriamo tutti, ovviamente, coach. Tra l'altro, qui chiedo aiuto ovviamente al Grandmaster Flash della console, Cristian De Luca, sempre in cabina di regia, se ci aiuta con le grafiche, andando a vedere praticamente la classifica dopo appunto la prima fase, praticamente. Quindi questa è la classifica del cosiddetto gironcino C2. Adesso sapete, i due gironi si uniscono, quindi ci saranno altre 8 partite con le formazioni del girone C1, le formazioni venete, le formazioni del Friuli Venezia Giulia. Coach, con te volevo fare appunto un bilancio. Questa è una puntata di bilanci, tra virgolette, visto che siamo al primo punto di boa, abbiamo messo la prima metaforica bandierina. Ecco, ti volevo chiedere, dopo questa prima fase, quali sono le tue impressioni? Ma guarda, io le mie impressioni le posso dire e ne parlo molto volentieri, ma ne parlo da un certo periodo, perché poi fondamentalmente posso parlare di quello che ho vissuto io sulla mia pelle, no? Quindi certo, dal 27 di dicembre, quando ho cominciato a lavorare per la Teramo a Spicchi. Quindi credo che sinceramente mi sembra che sia una classifica abbastanza corta, no? Sia per i piani alti che poi per i piani bassi. Fondamentalmente ad oggi i valori credo che siano abbastanza, come si dice, non rispettati, perché poi ci sono state tante situazioni che hanno creato delle valutazioni che possono essere anche sbagliate, secondo me. Però credo che Fabriano, Roseto e Ancona, che erano le squadre costruite per provare ad andare sopra, stiano rispecchiando quelli che sono gli obiettivi. Teramo a Spicchi, Montegranaro, Civitanova, Giuliano Veiesi, che erano quelle che erano candidate a dover sudare per raggiungere i loro obiettivi, sono tutte quante in corsa per onorare la stagione, per arrivare ai propri obiettivi. Quindi credo che ogni squadra di queste 8 abbia la possibilità reale di arrivare ai propri obiettivi stagionali. Quindi credo che questa sia la valutazione più importante da fare oggi. Poi è una stagione, secondo me, stranissima, sulla quale va ragionato tutto, perché poi è una stagione dove è difficile fare programmazioni, perché vivi alla giornata, è difficile poter preparare determinate cose, perché poi all'ultimo secondo ti possono cambiare degli equilibri dovuti al Covid o altro, e quindi oggettivamente è una stagione che si concluderà con queste variabili, e dobbiamo essere bravi tutti quanti a tenere in testa queste variabili, perché poi la quotidianità è quella che in questo momento sta creando più difficoltà a tutte le squadre, perché oggettivamente tra infortuni e Covid ci sono tante situazioni che poi la qualità delle squadre viene messa a dura prova ogni giorno, ogni volta che si entra in palestra. E questo è successo a noi, è successo a Fabriano, e quindi dalla prima all'ultima del nostro gironcino tutti hanno avuto le proprie difficoltà e tutti le hanno subite. E quindi oggi dobbiamo fare in modo di compattarci e andare dritti al nostro obiettivo. Ti ripeto, anche questa, di quello che sta, di questo periodo dove oggettivamente abbiamo fatto 3 tamponi e siamo negativi e stiamo a casa senza poter lavorare, è una situazione giusta, perché questo è il protocollo. Speriamo che anche il quarto tampone sia giusto, però sportivamente cosa è giusto per la società, ed è giusto che sia, e per la salute, ed è giusto che sia, certo, davanti a tutto, sicuramente per l'aspetto sportivo non è una cosa positiva. Fabio. Ciao coach, Fabio Talamonti. Ciao. Ciao coach, io voglio andare un po' più avanti rispetto all'ambito sanitario, all'importanza comunque che c'è in questo momento dovuta al Covid-19. Guardo un po' il calendario, ti soddisfa il calendario per la tua squadra, comunque con la maggior parte degli scontri diretti che ce l'hai in casa?
Fabio, ti dico la sincera verità, mi soddisfa se stiamo bene fisicamente, perché io dal 27 di dicembre non ho mai allenato la squadra al completo, non ho mai giocato con la squadra al completo, nonostante aver preso due giocatori. E quindi credo che questa cosa sia la prima cosa che dobbiamo mettere avanti, perché se Ancona non ha Potie ne perde due, se Roseto ha dei problemi e ha passato un periodo difficile, se Fabriano ha passato un periodo difficile quando ha avuto infortuni, se Giulianova quando ha avuto il Covid ha avuto un momento difficile, se Iesi quando ha avuto Quarisa e Magrini fuori ha avuto problemi difficili, ha avuto momenti difficili, abbiamo avuto anche noi. E ti ripeto, io non sono uno che si piange addosso, però questo è un dato oggettivo e quindi c'è bisogno della salute prima di tutto. Prima di guardare il calendario, perché abbiamo dimostrato di poter giocare con tutti ad armi pari e speriamo di poterlo fare, scusami, di poter giocare ad armi pari con tutti anche stando in una difficoltà fisica che ci ha creato delle estreme criticità. Quindi prima di guardare al calendario voglio che i miei giocatori stiano bene, e adesso che in questa settimana stavamo rimettendo dentro un pochettino tutti quanti, giustamente ci rifermiamo e quindi rigiocheremo non si sa quando, e quindi il ritmo partita e la costruzione della squadra ovviamente questa cosa la va a rallentare. Poi sarei un pazzo a dire che giocare gli scontri diretti in casa non è una cosa che mi soddisfa, ma è ovvio, è sottintesa questa cosa, è ovvio che avere la possibilità di giocare in casa è sicuramente una cosa positiva, questo è fuori di dubbio, però è altrettanto vero che ad oggi, e tu mi insegni, che giocare in casa con i palazzetti vuoti forse non è un grandissimo vantaggio. Ovviamente. Allora diciamo che ecco, questo è un dato sempre interessante. Assolutamente. E tu mi insegni, perché se no parliamo di cose astratte, invece dobbiamo andare sul cuore delle cose, e oggettivamente, però sicuramente non fare 7 ore di pullman è sicuramente una cosa positiva. Giocarsele in casa, soprattutto quando diventano infrasettimanali, perché sappiamo che oggi diventa anche un grandissimo problema il calendario, perché nel momento in cui cominci a dover recuperare partite diventa quasi l'NBA, e quindi questa cosa, se non stai bene fisicamente, è un problema abbastanza reale. Interessante infatti questa chiave di lettura ovviamente di coach Salvemini. Da Fabio Talamonti passo la palla a Matteo Falzone. Giorgio, ciao, buonasera. In ogni ciao, partita che di fatto da quando sei arrivato in panchina c'è stato sempre un momento di blackout della squadra, principalmente è avvenuto ad inizio partita. Questo, tra parentesi, di sosta era anche un periodo su cui magari potevi lavorare e di più con i ragazzi, proprio per ovviare a questo inconveniente. Sicuramente, sicuramente, però anche questa è una cosa che va incastrata in un ragionamento più ampio, perché per esempio nella prima parte della mia gestione era esattamente il contrario, perché siamo partiti fortissimo con Roseto, siamo partiti fortissimo ad Ancona, siamo partiti fortissimo a Iesi, poi arrivavamo nei momenti finali o in alcuni momenti del cuore della partita non al massimo, cosa che poi si è invertita per esempio in altri momenti, no? Questo fa parte di una costruzione di squadra, perché fa parte di un processo di crescita, fa parte della conoscenza che bisogna avere, e quando entri in corsa questa cosa non è poi così automatica, no? Avallata poi, purtroppo sottolineata da quelle cose che dicevo in precedenza, che è sicuramente quando stai con 3 giocatori ai box o 2 giocatori ai box durante la settimana, poi questo è uno sport di automatizzazioni e ripetizioni, e quando le automatizzazioni e ripetizioni non arrivano, non le puoi verificare tutti i giorni, nel momento in cui arrivi nei momenti importanti della partita e ti devi appigliare a questo, ti mancano delle certezze.
e questa è sicuramente una cosa che oggettivamente l'abbiamo palesata e ci ha creato delle grosse difficoltà. Io alla squadra ti dico questo: dopo la partita di Roseto ho detto questo, abbiamo finito il nostro precampionato e adesso dobbiamo essere pronti a iniziare quello che è il nostro campionato. Parlo di precampionato parlando ovviamente della mia gestione, non posso certo parlare di cose dove non c'ero io e non dirò mai nulla perché non è corretto e giusto, però ho detto questo, iniziamo il nostro precampionato dove siamo cresciuti in alcune cose, altre non le abbiamo stabilizzate nella maniera corretta, pronti a cominciare, perché per esempio la partita di Roseto ha fatto capire realmente cosa stiamo costruendo e quello che riusciamo a fare quando stiamo bene, quando riusciamo a costruire la nostra pallacanestro. Purtroppo ci siamo rifermati, quindi dobbiamo essere bravi oggi a cogliere questa cosa come opportunità e non piangerci addosso, perché non è proprio nella mia natura, perché sono una persona che si conquista le cose sul campo e quindi stiamo lì a lavorare. Tuttora sono già 2 giorni che lavoriamo sul web per tenere i giocatori pronti, per tenere i giocatori allenati, facciamo team building, cioè creiamo tutte quelle che possono essere delle opportunità per crescere. Purtroppo queste sono situazioni che ti rallentano un processo di crescita, Matteo, cioè sono dati oggettivi. Purtroppo dobbiamo essere bravi a non crearci negatività nella testa. Per esempio, un'altra criticità che abbiamo avuto nel nostro percorso è che in alcune partite perse per 4 punti, per 3 punti, per 2 punti abbiamo tirato in maniera bruttissima i tiri liberi. E quella è una frustrazione che tu ti porti quando fai una pallacanestro anche di livello, riesci a competere e poi ti scappa sempre qualcosa, cioè ci è mancato sempre un centesimo per fare l'euro, detta in maniera da strada, ok? E questo purtroppo nella testa di una squadra giovane, perché poi c'è gente che si rivendica squadre giovani, mentre poi se andiamo a vedere anche il nostro roster è una squadra oggettivamente non di primissimo pelo, cioè non di come si dice, di pelo sullo stomaco, ma oggettivamente una squadra che è in evoluzione anche delle proprie carriere, anche delle carriere dei giocatori, pesa di più. Poi ti ripeto, ci sono state delle partite che ti potevano dare una forza incredibile, però dico anche che anche con quelle batoste, perché poi quando lavori in 6, in 7, in allenamento, arrivi a competere e arrivare vicino a vincere delle partite, poi però anche nella settimana successiva siamo stati sul pezzo di volta, perciò dico è stato il nostro precampionato. Coach, prima di salutarti io volevo farti una domanda andando proprio sulla questione, intanto qui un allenatore abituato a squadre di vertice come Salvemini è stato un valore aggiunto per la Teramo a spicchi oppure ha rappresentato uno dei problemi di questa stagione? Sicuramente se fosse stato scelto in estate avrebbe ottenuto ben altri risultati, e questa si direbbe, Fabio, una domanda la carriera di Giorgio, da $1 milione, c'è Matteo vicino a me, non la può dire nessuno. Problema, non scherziamo. Esatto. Non scherziamo sul curriculum, allora, sulla carriera di Giorgio. No, guardate, assolutamente. Allora, intanto qui, scusami un attimo, coach, buonasera, mi sapete spiegare perché la Giulia Basket Giulianova con 5 giocatori più alcune persone dello staff con il Covid non è stata fermata, ha dovuto mendicare i rinvii, qualcuno non concesso, Fabriano, questo ha fatto anche ampiamente discutere, mentre Teramo senza nessun covizzato e dopo 4 controlli negativi resta a casa. Io penso che lo stesso coach Salvemini sia arrabbiato anche un probabilmente, po' per questo. Probabilmente è stata fatta questa situazione. Arrabbiato perché, nel senso, un eccesso di precauzione. Dico, sia però, per Roseto sia per Teramo, perché comunque è nata anche questa sorta di variante nelle ultime settimane. Certo. E c'è stata una sorta di sicurezza, però nulla toglie che Giulianova non è stata fermata in precedenza. Ecco. Assolutamente. Allora, tra l'altro appunto anche il caso con Fabiano. Coach, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, su questa situazione innanzitutto erano 3, non 4, forse ho sbagliato io a dirla, ne abbiamo fatti 3, dobbiamo fare il quarto per essere per rientrare nella comunità. Certo. Allora ci sono due cose, la prima è, dipende che protocollo viene utilizzato, se viene utilizzato il protocollo FIP ci sono delle cose, se viene utilizzato il protocollo ASL è la ASL che governa. E nel momento in cui c'è un protocollo ASL dove ci sono eventuali varianti che circolano ad oggi, bisogna stare in quarantena 14 giorni dal contatto avuto con il positivo. Purtroppo è una situazione che, l'ho detto all'inizio, è più grande di noi. Io non so, perché noi siamo stati raggiunti dalla ASL e ci hanno detto dovete stare in quarantena perché siete stati a contatto con dei positivi, e quindi il protocollo non è una cosa scelta da me, scelta da Talamonti o scelta da te o da Matteo Falzon, è una cosa che la legge dice, quindi noi siamo in quarantena fiduciaria dentro casa, e questa è una cosa che oggettivamente non dipende da me. Mentre sull'affermazione precedente posso dire una cosa, non c'è differenza se giocare per con squadre vincenti o altro, non parlo di me, perché sinceramente Matteo e Fabio hanno detto delle cose, ma non riguarda quello che ho fatto io. Io credo che le squadre, sia per essere squadre vincenti, sia per essere... E vincenti non significa vincere un campionato, vincenti significa arrivare ai propri obiettivi e onorare il sudore e l'etica che ogni giorno si mette in campo. Le squadre per essere di prima in classifica o non essere ultime devono avere delle caratteristiche. Le caratteristiche sono di etica del lavoro, rispetto del lavoro, serietà e rispetto di quello che si fa. Ci vuole del tempo per costruire, per distruggere ci vuole un nanosecondo, un battito di ciglia. Per costruire ci vuole tanto tempo, e sia per costruire squadre che devono raggiungere obiettivi per vincere o obiettivi per non retrocedere, e fondamentalmente hanno la stessa identica rilevanza. Bisogna essere persone vere, bisogna essere persone che stanno in campo e lavorano tutti i giorni e cercano di crescere. Questo è quello che io ho fatto dal momento in cui sono arrivato. Ovviamente dovevamo avere dei risultati diversi, ci sono state tante variabili che ci hanno condizionato, non sto qui a dirle o a piangermi addosso, so che tutto quello che facciamo lo facciamo per regalare ai nostri tifosi, alla nostra società e a noi stessi degli obiettivi e il raggiungimento degli obiettivi. Qui non c'è gente che pensa alle proprie carriere, qui c'è gente che si mette al servizio per arrivare a un risultato sportivo, e non c'è differenza se alleni i giocatori per vincere un campionato o alleni i giocatori per salvarsi, o se io devo allenare una squadra per vincere un campionato o allenare una squadra per salvarmi, non c'è differenza, perché ci sono quelle caratteristiche di squadra che devono avere tutti i team che devono competere, e quindi vi ripeto, tutti i giorni cerco di mettere tutto me stesso, e credo che dobbiamo arrivare ai nostri obiettivi, e ci arriveremo ai nostri obiettivi. Coach, qua intanto un messaggio: buonasera, ma il Teramo è cosciente che deve vincere 5 partite su 8? Io tra l'altro, coach, riprendo quanto anche ha dichiarato il suo assistente, coach, l'assistant coach Vitelli: saranno 8 finali di fatto, questo possiamo dirlo per voi. Ma guarda che noi abbiamo giocato tutte le partite come 8 finali, cioè non c'è mai nessuno che ha tirato qualcosa indietro, non ha fatto il massimo per arrivare a degli obiettivi. Dobbiamo crescere ancora di più,
perché fondamentalmente quello che abbiamo fatto fino a questo momento, probabilmente, anzi, i dati sono oggettivi, sono una persona che guarda molto le statistiche, siamo una squadra che non ha raggiunto quello che doveva raggiungere, per tanti motivi, e non è il posto, non è il luogo adatto per dirli, però questo è il momento in cui tutti dobbiamo essere coscienti di quello che dobbiamo fare. Non so se ne bastano 5, se ne bastano 6, se ne bastano 8 o ne basta una sola per poi arrivare ai play-out. Noi dobbiamo capire che dobbiamo arrivare il prima possibile a quello che è l'obiettivo della nostra società, è quello che è l'obiettivo di ognuno di noi, e quindi questo è quello che dobbiamo sapere, e metteremo tutto come l'abbiamo messo nel derby, come l'abbiamo messo nelle partite precedenti, per vincere le partite. A volte basta, a volte non basta, dobbiamo dare di più, ma siamo coscienti tutti e abbiamo il nostro senso di responsabilità elevatissimo per regalare a questa realtà quello che si merita. E io sono il primo. È stato un piacere averti qui con noi. Allora, abbiamo concluso il primo blocco, io ti saluto e ti auguro un buon lavoro, ovviamente sperando di vederci presto dal vivo, coach. Quando volete, e vi ripeto, io sono il primo a metterci di più di quello che ci ho messo, perché vuol dire che tutti dobbiamo mettere di più, ma tutti quanti insieme, squadra, società, tifosi, dobbiamo combattere per l'obiettivo che ci siamo prefissati, che è quello di rimanere in questa categoria. Grazie di cuore, grazie di cuore, coach. Grazie a voi. A presto. Grazie ancora a coach Giorgio Salvemini, che insomma ha tenuto giustamente la prima parte, e ovviamente ringraziamo il coach della Teramo Aspicchi. Facciamo il nostro primo time out, breve pausa pubblicitaria, non cambiate canale, ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui su Superbasket. Bene, rieccoci di nuovo qui, bentornati a Superbasket, sempre in diretta su Super J. Vi ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp con il quale potete interagire in diretta con la nostra trasmissione, 368-801-1328, quindi vi invitiamo appunto a mandarci le vostre analisi, i vostri commenti, per appunto commentarli anche con gli ospiti in studio e in collegamento. Apriamo adesso una doverosa parentesi, perché lo abbiamo detto, la Serie B maschile non ha giocato, ma ci sono stati altri campionati che appunto hanno disputato le proprie partite nel fine settimana da poco trascorso. Uno di questi è il campionato di Serie A di basket in carrozzina, che in questo momento sta disputando i playoff, e la Micacci Giulianova di fatto ha conquistato il pass per la semifinale scudetto, battendo ai quarti di finale Bergamo 2-0 sia all'andata che al ritorno. Vedete appunto, siamo sul sito della Micacci Giulianova, battuta quindi, dicevamo, la formazione bergamasca anche al Palacastrum con il punteggio di 64-61. All'andata la formazione giallorossa che si era imposta con un più 11 appunto conquistato in terra lombarda. Ne parliamo a tal proposito con il capitano della Micacci Giulianova, che è in collegamento con noi, Gagliano Marchionni. Ciao Gagliano, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Gagliano, grazie a te di cuore per averlo accettato. Allora, a breve vedremo anche le immagini, abbiamo preparato appunto una clip con la partita che avete giocato. Partiamo proprio in generale, Gagliano, anche da questa serie. Secondo me non era facile bissare il successo che avevate ottenuto all'andata, anche perché ovviamente hai, diciamo, la pressione un po' dalla tua parte. Siete stati bravissimi, anche perché la partita è stata molto tesa, e davvero è una vittoria meritata. E appunto, ripetiamo, accedete alle semifinali scudetto. Sì, partiamo dal presupposto che è una squadra che durante la fase regolare non ha avuto per tutta la durata il loro giocatore, uno dei giocatori più forti, che è l'inglese Martin Edwards. Ci hanno tra virgolette fatto la sorpresa di farcelo trovare nelle fasi finali, e credo che il Bergamo con Martin Edwards dall'inizio della stagione sarebbe stata una squadra ostica per tutte le pretendenti al titolo. Quindi sono più che soddisfatti di aver passato in maniera, credo, anche abbastanza tranquilla questi quarti di finale.
Fabio, coinvolgo anche te ovviamente più che altro perché Covid o non Covid, pandemia o non pandemia, la Micacci insomma resta sempre ad alti livelli per quanto riguarda la serie di basket in carrozzina. Io con Galiano vorrei fare un discorso un po' più ampio della situazione comunque che sta vivendo la Micacci, sta vivendo un'altra stagione sopra le righe. L'arrivo probabilmente di uno dei più forti giocatori italiani degli ultimi anni, che è quello di Cavagnini. Cavagnini probabilmente vi ha dato quella spinta in più per credere ancora di più di stare tra le prime posizioni, o sbaglio? Sì, Matteo io lo conosco benissimo, sono stato compagno con lui per 2 anni a Cantù e ho avuto il piacere di giocare con lui per 10 anni in nazionale. Come dicevi benissimo tu, Matteo ha un carisma, un talento che ti permette di poter giocare determinate partite con un po' meno pressione. È il classico fuoriclasse che tutti vorrebbero avere. Tra l'altro che è stato MVP appunto nell'ultima partita. Però non è stato il miglior realizzatore, perché queste ultime partite, anzi in questa stagione, sta dando un grande apporto offensivo Beginskis, esatto, rispetto all'ultima stagione. Quest'anno Raimund diciamo che l'alchimia della squadra gli permette di avere molta più tranquillità, perché la sua rotazione diciamo che è diminuita. Questo gli permette di essere molto più sereno, diciamo che abbiamo una chimica di squadra che lo coinvolge molto più direttamente e i risultati si vedono sul campo. Matteo diciamo che fa i suoi 10, 12, 14 punti, ma credetemi che fa un lavoro enorme sia a livello emotivo sia a livello difensivo, soprattutto a livello difensivo. Non a caso ha vinto scudetti anche nel palmarès, diversi scudetti. Assolutamente. Anche qui passo la palla da Fabio Talamonti a Matteo Falzon. Sì, ciao Gagliano. Ovviamente ogni anno avete fatto sempre uno step in più. Adesso siete arrivati in semifinale e playoff. Qual è l'obiettivo? Ve la volete giocare ovviamente con tutti, ovviamente. Sì, innanzitutto attendiamo i nostri prossimi avversari. È fantissimo in bocca al mio ex compagno Simone De Macci, che dopo la sua squadra è stata colpita in maniera importante dal Covid. Hanno avuto 8 positivi, quindi noi questa settimana riposeremo per dare loro la possibilità di recuperare sia l'andata che il ritorno con il Sassari. Credo che sulla carta non dovrebbero avere grandi difficoltà, quindi probabilmente incontreremo il Cantù. Sicuramente sulla carta potrebbero partire favoriti, perché hanno vinto quest'anno la Coppa Italia e hanno comunque sempre un ottimo organico, però io credo che quest'anno sia le semifinali che eventualmente le finali siano veramente molto, molto bilanciate, ecco. Equilibrio quindi che come sempre regna sovrano. Tra l'altro Gagliano, volevo commentare con te un fatto che è accaduto nella partita contro Bergamo, che giustamente avete anche risaltato, siamo sulla vostra pagina Facebook, cioè sul fatto appunto che ci sia stato vedete l'esordio di Giulia Blasiotti, che appunto fa parte degli amicuccioli, cioè praticamente il settore giovanile della Micacci Giulianova. Gagliano, anche qui siete una società davvero a 360 gradi, perché tanta cura anche per quanto riguarda il settore giovanile. Bello tra l'altro che questo esordio sia stato appunto condito da una vittoria importante anche. Sì, Giulia ha fatto l'esordio perché tra le altre cose noi mancava una pedina molto importante, che è Sandrella, la ragazza francese, e ha avuto la fortuna di timbrare tra virgolette il cartellino per la prima volta in Serie A. E di Giulia nutro un profondo amore, perché diciamo che è uno dei miei prodotti, perché io sono l'allenatore degli amicuccioli, la conosco, la prima volta che l'ho vista a 6 anni, quindi è entrata nel palazzetto e
È veramente un orgoglio, come dicevi tu, gli amicuccioli per noi è veramente un vanto, non solo per noi, ma penso che proprio per tutta la nostra regione. Davvero, davvero, una bellissima pagina, ovviamente l'Amicacci che ci dà sempre tante soddisfazioni. Gagliano, è stato un vero piacere averti ospite qui con noi, ti abbracciamo forte, a presto e in bocca al lupo, ovviamente. Grazie, grazie a voi, buona serata. Grazie, grazie ancora al capitano dell'Amicacci Giulianova Gagliano Marchionni, con il quale appunto abbiamo aperto una doverosa parentesi per quanto riguarda l'ottimo momento appunto della formazione di Özcan Gemi, che accede appunto alle semifinali scudetto. Riprendo il discorso Serie B con i miei ospiti, Fabio Talamonti e Matteo Falzone. Abbiamo parlato ampiamente, Fabio, nella prima parte, giustamente con il coach Salvemini della Teramo Spicchi. Parliamo anche di Roseto, perché Roseto in questo momento di fatto ha la situazione più complicata, perché se Teramo è ferma ai box, ma ovviamente incrociando le dita non ha nessun caso positivo, Roseto in questo caso ha due casi, scusate il gioco di parole, comunque due casi positivi al Covid-19, squadra quindi automaticamente, Fabio, ferma i box. Anche qui, se un po' conosco l'ambiente, anche coach Sonny Trullo, ecco, non penso che sia stato contentissimo proprio, tra l'altro, alla vigilia della seconda fase. Lo ricordiamo, Roseto doveva affrontare Senigallia, partita di fatto, Fabio, che non verrà disputata. Partita che al 99,9% non si giocherà. Squadra che è in isolamento fiduciario, l'ufficialità è stata data questa mattina dall'ASL di Teramo con il dottor Pinto, quindi probabilmente si aspetterà il prossimo tampone che di fatto potrà dire se Roseto, quando Roseto potrà tornare quantomeno ad allenarsi, perché di Certo. fatto è da sabato che è in isolamento fiduciario. I positivi al momento sono tre, perché? Perché i due sono venuti fuori Quelli nuovi, diciamo. sì, diciamo, i due nuovi, cui sono uno dello staff squadra ed uno dello staff tecnico, ovviamente uno è un atleta, sono venuti fuori con il giro tamponi di mercoledì scorso, e un altro già era venuto fuori dopo la gara con Montegranaro, non era un giocatore ma è un membro dello staff tecnico, quindi in totale sono tre. C'è preoccupazione anche perché, come ha detto prima il coach Giorgio Salvemini, e le domande che sono arrivate dai telespettatori o telespettatrici da casa, perché questa è una situazione di massima allerta rispetto a quello che era novembre-dicembre, che qui si parla probabilmente di varianti. Esatto, Non si sa esatto. mai come prenderlo, e sicuramente sia Roseto, sia Teramo, sia mi viene a pensare a Rimini, mi viene a pensare ad altre squadre a due, Chieti, Rieti, Certo. Ferrara, il momento è veramente importante, mi ha fatto pensare, mi ha fatto ridere con Coach Trullo, perché Coach Trullo in queste situazioni, soprattutto all'inizio di ogni fase, è sempre un po' puntiglioso Certo. sugli allenamenti e su tutto, e perdere comunque queste settimane di allenamenti prima di una fase importante, una fase d'orologio, è veramente doloroso. Ovviamente la nota positiva, prendiamola facendo un giro di parole, positiva è che comunque non ci sono casi gravi, sperando che i casi rimangano a tre per quanto riguarda Roseto, e per quanto riguarda Teramo rimangono a zero sicuramente, ecco. Assolutamente. Tra l'altro, Matteo, appunto, parlando anche con Fabio, sentendo coach Salvemini, davvero sono due brutte tegole per quanto riguarda sia Teramo che appunto i biancazzurri che Roseto, proprio all'inizio, tra l'altro, di una seconda fase in cui lo stesso coach Salvemini lo ha detto: stavo cercando di lavorare al meglio per preparare la squadra a 8 partite, e un po' ti piega le gambe, oggettivamente, perché non lavori sul campo, come si dice in gergo, ma anzi nel vero senso della parola. Ma soprattutto perché c'era questa settimana di sosta, magari dove i rispettivi staff potevano cercare di anche rifare una sorta di preparazione in vista di Esatto. queste 8 partite così importanti, ma soprattutto adesso, siccome si va a incontrare avversari nuovi, non si può lavorare sul campo, non si possono studiare gli avversari come i coach giustamente vorrebbero. La nota positiva, oltre a quella che ha detto Fabio, giustamente, che si tratta di tutti i casi non gravi, è che Roseto e Teramo probabilmente preventivamente avevano già rinviato le gare del turno infrasettimanale successivo, perché dopo la gara di domenica In c'era un accordo turno, ovviamente con gli avversari. c'era un turno infrasettimanale, quindi a Esatto. questo punto al massimo dovrebbero saltare magari una gara, quella inaugurale, per poi magari tornare in campo nel Certo, turno nel successivo, weekend ovviamente se successivo. l'esito dei tamponi Sì, lo permetterà. come ha detto Matteo, non si giocherà. Roseto e Teramo non giocheranno il turno infrasettimanale del 24 marzo. Giulianova lo giocherà con Cividale, però Sì. Roseto e Teramo no. Si
si dovrà vedere col prossimo giro di tamponi se è quello di weekend 27-28 sì, Roseto e Teramo, sarà confermato sicuramente la gara, ecco. Assolutamente, con voi volevo parlare ovviamente anche tempo appunto di bilanci. Il bilancio della Teramo Spicchi lo ha fatto ovviamente coach Salvemini, adesso volevo passare anche un po' a Roseto, riparto questa volta però da Matteo, riguardando anche la classifica per quanto riguarda appunto la parte finale del girone C2. Matteo, ti aspettavi ovviamente Roseto in questa parte della classifica? C'è stato quel piccolo momento, non voglio dire di crisi, però insomma tre sconfitte consecutive che Roseto secondo me ha interrotto bene nella vittoria del derby contro Teramo, perché poi le polemiche c'erano state soprattutto dopo il derby perso contro Giulianova. Un tuo bilancio per quanto riguarda i biancazzurri, Matteo? A Roseto potrebbero mancare sicuramente quei due punti in casa con Montegranaro, quelli gridano vendetta, perché all'altra sconfitta in casa magari con Ancona, data la forza di Ancona, ci poteva pure stare, soprattutto secondo me perché stiamo giocando a porte chiuse. Esatto. Con il pubblico Roseto magari in casa non ne perdeva nessuna, però Roseto si è confermata al di là di tutto, ha avuto anche degli infortuni durante questo lasso di tempo, Lucarelli comunque è un giocatore importante, quindi possono mancare quei due punti. Poi probabilmente la sconfitta di Fabriano non ci sta nelle proporzioni, altrimenti lì si può perdere, ma certo, anche lì Roseto non è arrivata nelle migliori condizioni. Assolutamente. Fabio, anche qui io riprendo anche un po' quanto aveva detto lo stesso coach Salvemini sul fatto, ma ce l'hanno confermato anche tutti gli addetti ai lavori, che il basket ai tempi del coronavirus di fatto non concepisce il fattore campo, e Roseto oggettivamente questo è un dato. Io ci metto anche insomma campi caldi come la Bombonera di Montegranaro, Fabriano stessa, insomma sono le squadre che in un certo senso, Roseto compresa, Fabio, hanno sofferto di più questa mancanza. Assolutamente, ci aggiungo anche comunque Teramo, certo, Pallacquaviva con il pubblico sarebbe Pallacquaviva stata può diventare cosa, un casino, cosa diversa con le partite punto a punto, esatto, tutte l'equilibrio, esatto. Roseto con il pubblico, ti metto io, non mancano due punti, mancherebbero quattro, perché punto a punto la gara di Ancona non la perdi punto a punto. Però comunque, come ha detto giustamente Matteo, forse due punti in più, quelli con Montegranaro, ruolino di marcia che è sicuramente condivisibile. Bilancio tutto sommato sì, positivo. Seconda piazza che c'è sicuramente, Fabriano comunque ricordiamo che veniva già da due anni con certo, un ossatore importante, società importante. Roseto ricordiamo che non è una neopromossa in termini societari, però ecco la piazza è quella di sempre, però ecco, anche ci sono stati anche dei problemi legati al Covid, infortuni anche importanti, sperando di recuperare Lucarelli nella prima gara disponibile, però ecco secondo posto, che è un secondo posto importante, è il quarto totale contando il girone C1. Chiudendo il trittico ovviamente della provincia di Teramo, non possiamo non nominare Giulianova. Riparto da Matteo Falzon. Matteo, dal mio punto di vista, sorpresa senza ombra di dubbio per quanto riguarda il girone C2, la classifica lo sta lì che lo dimostra. A un certo punto però è diventata, possiamo dirlo, una certezza. Tu tra l'altro la formazione di coach Zanchi più volte l'hai vista dal vivo, e oggettivamente anche quando io stesso l'ho vista dal vivo ha dato quella dimostrazione di essere una formazione consapevole del proprio potenziale. Ha i suoi limiti ma li conosce bene e sa poi come sfruttare anche questi limiti, per usare un paradosso. Ma viene da dire solo applausi per Giulianova, perché io ricordo la partita di Supercoppa giocata a Teramo, e adesso nel basket sentiamo tanto, anche in altri sport, il percorso di crescita. Esatto. Da quel punto in poi della stagione, almeno fino ad oggi, il percorso di crescita di Giulianova è stato evidentissimo. È vero che ha inserito dei giocatori importanti come Cacace, lo stesso Panzini, tra l'altro. Panzini, che è sicuramente un giocatore importante di carisma, ma è una squadra che nonostante sia dall'età media giovanissima, con pochissimi over in campo, ha giocato i derby con grande, da veterana, squadra veterana, e grazie ai consigli anche di coach Zanchi, che sicuramente sta dimostrando tutto il proprio valore. Anche in questo caso, se vogliamo togliere il pelo dall'uovo, avere un pelo dall'uovo, possiamo parlare della sconfitta interna con Iesi, che certo, probabilmente poteva dare due punti in più a Giulianova. Col tiro della vittoria, tra col l'altro. Tiro della vittoria, sprecato per ben due volte. Però poi i ragazzi giallorossi, e le immagini si riferiscono proprio a questa gara, sono stati bravissimi a vincere una partita non facile a Civitanova. Questa tra l'altro, ecco, Matteo mi dà davvero un grande assist, Fabio, perché sentendo pure gli addetti ai lavori, ma gli stessi componenti poi del Giulia Basket Giulianova, era una partita
partita a cui tenevano tantissimo, quella con Civitanova, perché poteva darti 2-0 negli scontri diretti e soprattutto una classifica molto più tranquilla, e non l'hai sbagliata. Poi tra l'altro, insomma, Civitanova non è facile vincere, tornando sempre al discorso che questa è una squadra che, paradossalmente, come diceva anche Matteo, è molto matura nonostante non abbia tanti senior. Ma per me è stata la vittoria più importante della stagione fino a questo punto per Giulianova, anche più dei derby, anche più di della gara casalinga contro Roseto. Vincere Civitanova non era facile. Esatto. Dopo essere partiti anche meno 17, meno 18 se non sbaglio, con Civitanova che in casa è veramente difficile da arginare, ha giocatori importanti per la categoria, Giulianova si presentava anche con condizioni fisiche non ottimali, ha recuperato una partita importantissima, ha fatto un quarto pazzesco, io ho rivisto la partita, ha lasciato veramente le briciole nell'ultimo quarto a Civitanova, meritata, solamente applausi per una squadra che sta crescendo, ha detto bene Matteo, percorso di crescita dall'inizio del campionato, ricordiamo che ha avuto dei problemi di infortuni importanti all'inizio del campionato, ha cambiato tanto, era partito con Rovatti, con Agbogan, esatto. E ha avuto anche fortuna a trovare Panzini che era stato lasciato, ricordiamo, da Matera. È stata brava a prendere Cacace quando Rieti l'ha tolto, diciamo. Ci mettiamo anche che Rieti è una squadra che si permette il lusso di lasciare libero Cacace. Quindi formazione quasi calcistica, verrebbe da dire. Quindi veramente brava. Per me è la sorpresa, ma non solo del girone, ma probabilmente del campionato, di tutte le 64 squadre. E secondo me adesso delle 8 squadre che nuove che si andranno a incontrare non saranno ovviamente felici di andare a affrontare Giulianova, perché adesso Giulianova ha un grande vantaggio sulla zona a rischio e certo, può giocare con grande spensieratezza. Ma infatti, appunto, volevo ti aver chiesto proprio questo, Matteo, mi leggi nel pensiero, nel senso che andando anche a mischiare adesso, si mischia il girone, tra l'altro poco fa anche Cristiano De Luca ci ha fatto vedere dalla grafica quella che di fatto la prima giornata, insomma, della seconda fase con tutte le partite al completo, ma Giulianova veramente può essere una squadra pericolosissima. E la mina vagante, io ci aggiungo anche, visto che Roseto e Teramo in questo momento si mordono un po' i gomiti perché non possono stare in palestra, Giulianova sta lavorando con tutta calma in vista appunto della seconda fase, Matteo. Soprattutto perché il problema Covid se l'è lasciato alle spalle. Esatto. Ha avuto un momento difficile, è andata a Roseto senza tre giocatori e ovviamente ha giocato, aveva chiesto di fatto il rinvio con Fabriano, non gli è stato accordato, però poi è andata in campo, ha dimostrato il proprio valore e adesso secondo me può andare in campo con la testa libera, e con la testa libera i ragazzi sono pericolosi. Sono assolutamente pericolosi, chiudendo ovviamente il giro. Tra l'altro prego dalla regia, se ci sono messaggi potete tranquillamente mandarli in onda. Dicevo, chiudendo il giro un attimo volevo sentire anche voi, abbiamo sentito coach Salvemini, insomma sulla Teramo a spicchi, riparto da Fabio Talamonti. Fabio, è una situazione davvero particolare perché poi vai a vedere, intanto qui come ogni martedì di ritorno da Giulianova mi fate compagnia, complimenti per la trasmissione, un saluto agli ospiti, un abbraccio Tommy che ovviamente salutiamo e ringraziamo tantissimo, ci seguite in tanti quindi vi ringraziamo, grazie come sempre per darci il vostro sostegno. Parlando intanto ancora qui, constatazione filosofica, se a Giulianova gli togli gli amicacci e la Giulia Basket, oggi di bello gli resta solo il mare. Effettivamente non possiamo che dare ragione, insomma, alla nostra amica o al nostro amico che ci sta seguendo, che ci ha appena scritto. Fabio, dicevamo, situazione Teramo a spicchi è un po' complicata perché oggettivamente hai preso un allenatore di peso, il bilancio per coach Salvemini, oggettivamente parlano i numeri, è molto in rosso in questo caso, non è in bianco rosso ma in rosso, insomma più le partite perse che vinte, ma forse è stato il modo in cui la Teramo a spicchi ha perso che ha usurato un po' in un certo senso l'ambiente, perciò anche qui questa pausa forzata dà, diciamo, un po' più di tossine in un certo senso, non va a toglierle. Può anche fare bene questa pausa, paradossalmente forzata. Dici di sì. A Teramo la TASP, nessuno ovviamente si aspettava che Teramo chiudesse in ultima posizione. Lo stesso Nardi, il presidente. Sinceramente ha detto, io no. Certo. Io ho dato Teramo per la squadra che c'ha, per l'ossatura, anche comunque per la compagine societaria, che è anche una compagine importante, per lo staff tecnico. Ricordiamo che comunque sono persone di spessore, anche con prima di Salvemini c'era comunque coach Stirpe, c'è Domenico Farragalli che certo, a livello di come preparatore fisico è uno dei migliori di tutta la categoria, è uno staff tecnico importante, la squadra per me è importante perché ha preso giocatori di livello offensivo
importanti per la categoria. C'è Rossi, c'è Giorgio Di Bonaventura, c'è Tonino Serroni, comunque sono giocatori di livello, certo. Però hanno 8 partite, 8 gare, 8 finali, come l'ha dichiarato Giorgio Salvemini. Per me il calendario è buono, quello della TASP. Se in caso di vittoria di 2 punti per le 4 gare casalinghe, Teramo si ritroverebbe a 16 punti, che comunque è un ruolino importante, e poi si deve vedere ovviamente. Qui da oggi in poi si devono fare anche i conti con gli altri scontri diretti, con le altre squadre, soprattutto quelle del Friuli e Veneto. Assolutamente, Matteo, anche qui fondamentalmente la formazione biancorossa che deve, tra virgolette, dimenticare adesso la prima fase. Lo stesso Salvemini adesso ha detto è stato una sorta di precampionato, adesso si comincia a fare sul serio. Ti chiedo se secondo te, io mi ricordo anche insomma una dichiarazione di coach Zanchi, il coach del Giulia Basket, quando nel momento più difficile, che c'era appunto il focolaio Covid, prima che ci fosse anche quell'exploit, Zanchi disse addirittura prepariamoci eventualmente a un'ottica, sì, play out. Non lo ricordo, quindi, ne parliamo in redazione. No? Esatto, insomma disse esattamente questo. Io ti chiedo, secondo te Teramo dovrebbe entrare sotto quest'ottica? Cioè nel senso, entriamo in un'ottica di dover fare i play out, poi se non li fai ovviamente tanto meglio. Allora, il discorso qui è un po' più ampio, infatti. Allora, quella è una società nuova, questa della Teramo Spicchi, nel senso nuova per la Serie B. E certo, infatti si temeva l'approccio. L'approccio invece è stato perfetto, perché il passaggio del turno in Supercoppa ha giocato fino alla fine con Rieti, la certo, corazzata Rieti, che nel proprio girone ha persa forse una sola. Senza Tiberti, poi ricordo. Senza Tiberti, eh? Quella esatto, volta. Poi in campionato era partita anche bene con la prima vittoria, poi è successo qualcosa, è arrivato comunque Salvemini per fare, l'ho detto anche la società, quel salto di qualità, che però non è arrivato, sono arrivate solo 2 vittorie. Più che altro quello che preoccupa maggiormente, ed è questo, per questo motivo ho fatto quella domanda al coach Salvemini, è il continuo ripetersi di alcuni errori, certo, all'interno della partita da parte della squadra. Poi ha avuto degli step importanti. Dopo la vittoria contro Ancona si pensava che la squadra si fosse lasciata alle spalle con la cosiddetta scimmia. Esatto. La sconfitta interna contro Iesi poteva essere preoccupante. A Roseto ha giocato una buona partita, sempre con alti e bassi. Quello che preoccupa un po' è il fatto che probabilmente la squadra ancora non si è calata realmente nell'ottica di doversi giocare la salvezza, quindi andare in campo col sangue agli occhi, come chiedeva Nardi per esempio, come certo, ha chiesto Salvemini dopo la partita con Montegranaro. Questo può essere l'handicap maggiore, però poi, come dice Fabio, adesso si vanno a affrontare squadre nuove, il calendario è dalla parte dei biancorossi, anche se poi perdere le gare in casa potrebbe essere delittuoso, complica, però ovviamente certo, poi perdi quelle gare lì in casa, ragazzi, la strada è segnata. Io ricordo certo, quanto disse Nardi, che disse se continuo a vedere certi atteggiamenti meritiamo anche questo posto in classifica. Lo stesso presidente insomma lo disse in maniera esplicita. Allora siamo arrivati anche qui al nostro secondo time out, facciamo una breve pausa, ci rivediamo tra poco sempre qui su Super Basket. Rieccoci di nuovo qui, bentornati a Super Basket, terza e ultima parte della 17ª puntata della nostra trasmissione, sempre in diretta su Super J. Ricordiamo come sempre il nostro numero WhatsApp con il quale potete interagire in diretta con la nostra trasmissione, 368-801-1328. Questo è il nostro numero. Intanto qui buonasera, il miglior preparatore atletico e Mazzaufo Claudio, il suo staff Tommy e Marco Di Marco della cadetteria di questo girone. Questo ci mandano i nostri amici che ci seguono da casa. Il messaggio ovviamente sicuramente saranno i tifosi del Giulia Basket Giulianova, che tra l'altro poi ragazzi oggettivamente se poi vai a vedere lo staff da due di medio, tornando alle 3 squadre abruzzesi, hanno 3 preparatori fisici importanti, sia Roseto con Verini, livello, e esatto, il prof Mazzaufo Giulianova con tutto lo staff, e Faragalli a Teramo, ragazzi, niente dei bigliani sugli staff, nessun dubbio, Matteo, lì siamo proprio primi in classifica assolutamente
Allora, è riniziato anche, sono riniziate le cosiddette minors, quindi campionati di C-Gold e il campionato di C-Silver. Nello specifico seguiamo quest'ultimo perché tra l'altro sia io che il collega Matteo Falzon domenica scorsa abbiamo assistito al match tra Farnese Pallacanestro e Porto San Giorgio, che era valido appunto per il girone B del campionato di C-Silver, una partita che è stata vinta da Campli con il punteggio di 68 a 56. Sul parquet del Para Borgognoni con la maglia farnese c'era il giocatore Lorenzo Nolli, che saluto tra l'altro, l'abbiamo ospite in collegamento qui con noi. Ciao Lorenzo, benvenuto. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Lorenzo, grazie a te per averlo accettato. Ovviamente non ci vedevamo da un po' di tempo, domenica sì. Ti ho visto tra l'altro al Pala Borgognoni, insomma sempre bello vederti sul parquet. E parliamo proprio di questa vittoria, Lorenzo, perché è stata una partita veramente molto molto strana dai due volti, direi. Primo tempo nettamente di marca ospite, sì. Poi però voi siete stati bravi secondo me nel secondo quarto a non far scappare troppo in là Porto San Giorgio, poi terza frazione parziale devastante da parte vostra e poi avete portato a casa i primi due punti della stagione. Sì, è stata veramente una partita, diciamo, era dopo tanto tempo che tornavamo sul parquet, quindi c'era un po' di emozione. Si è vista soprattutto all'inizio, dove eravamo contratti e con il freno a mano tirato. Infatti abbiamo sofferto la fisicità di Porto San Giorgio, perché erano più grossi di noi. Quindi poi ci siamo sciolti, anche secondo me è stato importante il parziale che abbiamo fatto nel secondo quarto, quando a un certo punto eravamo 15-35, abbiamo chiuso il primo tempo sul punteggio di 27-38. E da lì comunque abbiamo capito che dovevamo correre e prendere i tiri che dovevamo prendere. Quindi dopo un po' Porto San Giorgio non ci stava dietro fisicamente, quindi questo è un merito anche del coach, del nostro preparatore atletico. E poi la partita è andata via facile, diciamo. Lorenzo, tra l'altro volevo chiederti anche, perché io lo conosco davvero da quando siamo bambini, da quando facevamo il settore giovanile, allora Teramo Basket, ma Giorgio Palantrani quanti anni ha? 18 praticamente, ha fatto una terza frazione, 15 sì, punti pazzesco. Con dei tiri impossibili. Io con Giorgio ci ho giocato già a Teramo, dove abbiamo vinto anche un campionato di Serie C. Giorgio è eccezionale, era partito anche lui un po' contratto, come è giusto certo. Che sia, poi però si è visto il capitano, il vero capitano in campo, e ci ha trasportato. Assolutamente, assolutamente, davvero terzo quarto devastante di Giorgio, che ovviamente poi ha coinvolto tutti i suoi compagni. Sì, Matteo, anche tu eri presente al Pala Borgognoni, tra l'altro ha sempre il suo fascino tornare in uno dei templi del basket non solo abruzzese ma direi italiano, e qui sarà felice Nicola Arletti, che stiamo dicendo questo, l'amico carissimo e collega. Manca Nicola, il messaggio di Nicola, infatti manca il messaggio in effetti. Nicola, ti aspettiamo, io penso che stia guardando, sapendo che c'è ovviamente Lorenzo Nolli in diretta collegato. Ma appunto, tornando alla partita, Matteo, secondo me davvero Campli non poteva iniziare nel migliore dei modi, perché è stata una vittoria molto molto sofferta. Porto San Giorgio secondo me nel primo tempo davvero ha giocato un'ottima partita e sembrava che dovesse portarla a casa, perché Campli veramente sembrava sulle corde. Poi grande orgoglio, grande voglia da parte di Nolli e compagni, e davvero un ottimo secondo tempo. Sì, la svolta, sono d'accordo con Lorenzo, è arrivata a metà secondo quarto, quando a un certo punto il parziale era 12-13-0 per esatto. Porto San Giorgio, e comunque dalla postazione nostra, diversa rispetto alle altre volte, eravamo praticamente, abbiamo quasi violato la curva del tifo esatto. del Farnese, ma le disposizioni questo dicevano, ci siamo detti, e Lorenzo, probabilmente Porto San Giorgio a lunga pagherà il fatto di non aver approfittato del periodo di difficoltà di Campli, tant'è Campli ha breccato già a metà secondo quarto, nella seconda parte del secondo periodo, e poi ha lasciato le briciole a Porto San Giorgio, che dal 15-35 ha segnato appena
10 punti contro i 38 da parte di Campli, scatenato Giorgio Palantrani, come dicevi, 15 punti, ma tutti hanno dato un grande contributo, certo. Anche il giovanissimo Chiodi, che è entrato, ha dato quella verve alla squadra, il solito contributo di Lorenzo, se non in termini di punti, comunque anche di difesa, energia, certo. Energia di difesa. È arrivata questa vittoria che a un certo punto ovviamente si sperava in una vittoria, è arrivata anche alla fine con buon margine comunque. Assolutamente, 12 punti di vantaggio, lo ricordiamo, 68 a 56 il punteggio finale. Lorenzo, mi rivolgo a te perché in studio, ma lo stai vedendo, c'è una persona che dovresti conoscere, Fabio, ciao, Fabio. Talamonti, che tra l'altro ci raccontava come anche tu sei passato da Los Angeles, ovviamente Roseto degli Abruzzi. Fabio, insomma, Lorenzo ha allevato anche nella culla del basket. Ciao Gugoc. Ciao Fabio. No, vabbè, parlavamo ovviamente perché quando sei stato a Roseto sono stati 2 anni, secondo me, importanti per la tua crescita, soprattutto anche perché avete portato Roseto alle fasi di interzona e ricordiamo, non siete riusciti ad andare alle finali nazionali per 2 anni consecutivi, ma per un briciolo di canestro. Il primo anno, se non ricordo male, perdeste con Siena la gara decisiva e quella dopo vi massacrò Mussini nella gara decisiva con Reggio Emilia. Sì, ma infatti in quegli anni abbiamo battuto anche squadre come Treviso. Mi ricordo una partita clamorosa vinta sotto di 20 punti e poi abbiamo vinto all'ultimo tiro. No, quegli anni sono stati fantastici con coach Di Tommaso. Ed eravamo veramente un gruppo unito, una bella squadra, si stava bene in tutte e due. Possiamo dire che quegli anni c'era una nidiata teramana che venne a Roseto, esatto. Dopo appunto i problemi che aveva Teramo, esatto. Che aveva avuto Teramo, diciamo la diaspora. Ci fu la diaspora teramana, vennero a Roseto, lo ricordo, Lorenzo, venne Francesco Faragalli, certo. Piero De Dominicis, certo. Ci fu una squadra importante, c'era Francesco Papa, esatto. C'era Mirko Gloria, Sumskis, Arnas, non tanto il primo anno che andarono all'interzona, ma quello dopo, il 2013-2014, non ci arrivarono appunto perché Mussini, che non c'entrava niente con quelle categorie, ricordiamo, l'anno dopo poi andò, 2 anni dopo andò nell'altra parte dell'oceano, certo. A studiare e a giocare, li massacrò da 3 punti, fece una 32-33 nella gara decisiva, ecco. Lorenzo, io volevo un attimo riprendere con te anche il discorso appunto con Campli. Ti chiedo, sei stato anche in ordine di tempo l'ultimo acquisto della formazione farnese, le tue sensazioni anche per questa nuova avventura, tra l'altro con la maglia di una società gloriosa, di un borgo, di un paese splendido come Campli, che respira pane e basket dalla mattina alla sera, 365 giorni l'anno. Sì, sicuramente sono sensazioni positive, perché Campi alla fine è sempre stata una piazza storica e vive di pallacanestro, quindi quando c'è stata la possibilità io ho accettato subito, perché avevo voglia di giocare, quindi la società mi ha trasmesso ancora di più questa voglia, perché c'è da dire che ci sono squadre che non hanno accettato, hanno rinunciato a questo campionato. Quindi ci hanno dato la possibilità comunque di rimetterci in gioco e comunque alla fine di divertirci, di stare in gruppo, quindi questa cosa è molto importante. Quindi io spero veramente di ripagare la fiducia che mi è stata data e ringrazio di nuovo la società e lo staff tecnico, perché ogni giorno veramente sono sempre presenti. Io ad esempio dopo la partita ho avuto un problema alla caviglia, il giorno dopo alle 9:30 ero a fare terapia, quindi al giorno d'oggi questo è molto importante. Tra l'altro abbiamo visto anche poco fa, prego Cristian De Luca dalla regia se ci rimanda in onda la classifica per quanto riguarda, eccolo qui, il girone B della serie C Silver. Matteo, è un campionato molto interessante, a breve chiederò anche a Fabio. Tra l'altro Campli va a Fossombrone per quanto riguarda il prossimo turno, che ha vinto contro Roseto Sharks, comunque rimaneggiati dalle assenze, però appunto anche come diceva Lorenzo è un campionato molto particolare, tra l'altro andando a vedere i nomi, io ne parlavo con Nicola Arletti, sembra una vecchia B d'eccellenza o una B2 di fine anni 90.
decisamente il girone B è quello più difficile, più equilibrato. Nel girone A ci sono Travenzi, Unibasket e Pescara, che è l'ultima ammessa per la rinuncia della Teate, che giocheranno con le seconde squadre della C Gold, e tra parentesi non faranno neanche classifica, certo. Quindi lì la grande favorita potrebbe essere Torre dei Passeri. Qui invece ci sono diverse formazioni accreditate, Campli per esempio abbiamo visto che comunque è un organico comunque ben assortito, si parla bene di Iesi che esordirà domenica proprio contro Roseto, abbiamo visto Porto San Giorgio e Fossombrone, è comunque una squadra capace di vincere di 26, certo. Segnando 106 punti a Roseto, quindi è sicuramente un girone molto molto equilibrato. Più che altro a Lorenzo volevo chiedere, siccome aveva iniziato la stagione a Mociano e coach Verrini aveva detto di puntare molto su di te, sulla voglia di riscatto su Lorenzo, come hai preso la decisione appunto di Mociano, che aveva programmi ambiziosi per la stagione, di non voler ripartire alla fine? Diciamo che Mociano aveva attrezzato una squadra molto importante per la categoria, quindi sinceramente il presidente avrà le sue ragioni e non sta a me giudicare. Comunque io ringrazio sempre la società di Mociano per aver creduto in me e gli faccio un in bocca al lupo per il resto, quindi non so se un altro anno cosa succederà. Comunque adesso sono soddisfatto di aver firmato a Campli. Lorenzo, tra l'altro, l'ultima domanda prima di salutarti, ecco, quali sono gli obiettivi per quanto riguarda Campli? C'è un progetto a lungo termine? Insomma, ti chiedo anche dal tuo punto di vista, dove potete arrivare quest'anno? Allora, sinceramente gli obiettivi non li sa nessuno, perché è un campionato così strano. Veramente non sappiamo neanche la domenica contro chi giochiamo, perché diciamo che le squadre i roster non stanno scritti da nessuna parte. Quindi io ho visto l'ultima partita, Fossombrone Roseto, però io non conosco i nomi di Fossombrone. Certo. Comunque vediamo partita per partita, noi proviamo a vincerle tutte, perché tanto è un campionato così strano, quindi può succedere di tutto secondo me. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi, un forte abbraccio, ovviamente in bocca al lupo per il campionato, grazie. Grazie a voi. Grazie ancora al giocatore della Farnese Pallacanestro Lorenzo Nolli, con il quale appunto abbiamo fatto un'analisi. Spia qui. Esatto. Intanto qui la Iena lavora anche a distanza. La domanda per stasera è: in questo girone C2 quale giocatore vi ha stupito maggiormente e perché? Attenzione a come rispondete, che metterò il voto, vale la Iena. Questa è Valentina, ragazzi, grande Valentina, che lo ricordiamo torna martedì prossimo, si è presa una serata di pausa, ovviamente cuori, solo cuori, abbracci per Valentina. E anche qui una bella domanda, perché poi vai a vedere, insomma, di giocatori ne sono tanti. Due, tu ne hai un paio, dai Fabio, allora parto da te. Dico i due: Cacace, il primo che mi ha stupito sicuramente, all round secondo me, come dicono, e l'altro è Gallizzi di Montegranaro, il play di Montegranaro classe 2000. Sì, anche molto concordo, perché davvero ricordo di averlo visto tra l'altro in una partita contro Roseto, 2002 se non erro, al Palamaggetti, davvero fece una partita c'è pazzesca. Anche Cipriani, che è lo sparring partner, come qua, certo. Però Gallizzi mi ha veramente impressionato, lui vinse da solo negli ultimi frangenti le gare a Roseto, però comunque ha fatto una crescita importante a Montegranaro e secondo me se ne parlerà tanto in futuro di Gallizzi. Prospetto molto molto interessante. Matteo, anche tu, se hai appunto, rispondendo alla domanda di Valentina, un giocatore o dei giocatori che ti hanno sorpreso? Io mi ero preparato su altre domande, tipo: allora, il sogno ricorrente è vincere 10 milioni di euro. Giustamente, che quello è un grande classico. Ovviamente Valentina sicuramente adesso starà ridendo nel guardarci, quello è un grande classico del suo questionario. Anche la frase preferita. Frase preferita. L'aforisma tipico. Sì, esatto. Ce l'avevo segnato perché non mi viene in mente. A me sicuramente no. Vari suggerimenti, i fogliettini. No, sicuramente Cacace, anche a me, perché quindi concordi anche sì, tu, ho avuto modo anche di ascoltarlo più volte e il primo impatto con Cacace è stato, gli ho detto che da lontano mi assomigliava a Soragna, è vero, fisicamente, è vero. E a questo punto mi viene da dire che gli assomiglia anche magari per le giocate
sul campo, no? Sono visti tanti altri giocatori comunque anche interessanti, sicuramente anche se non è una scoperta, ma Grini di Esi ha fatto, certo, una super stagione, certo. Miglior realizzatore, se non sbaglio, del campionato, ma sono anche altri giocatori, però diciamo che Cacace e Magrini sono quelli più, però ovviamente Gallizzi è sicuramente un prospetto interessante se la inquadriamo con la domanda come talent scout, ecco. Assolutamente, concordate comunque, risposta flash, il gironcino C2 in assoluto penso sia stato il più bello e difficile, anche il più bello proprio da vedere a occhi esterni. Non ho seguito tantissimo l'A e il B, ho seguito solo alcune squadre tra A1, A2, B1, certo, e B2. Per quanto riguarda i gironi C e i gironi D, secondo me il girone C2 nettamente di livello superiore agli altri due, forse il D2 con le pugliesi un tantino vicino il livello, un tantino vicino. Infatti è Fabio, ma anche con Lorenzo ci stiamo organizzando adesso che vengono le squadre Cividale per andarla a vedere sui vari campi, quindi. esattamente anche assolutamente, si prospetta davvero una seconda fase molto molto interessante. Allora, entrando, facendo diciamo il rush finale, volevo un attimo coinvolgervi anche sul discorso dell'Eurolega in questo caso, quindi parliamo un attimo della massima competizione continentale, poi diamo anche un rapido sguardo all'NBA, soprattutto diamo uno sguardo in questo caso alla classifica per quanto riguarda l'Eurolega, con il Barcellona che comanda sempre a quota 42 punti, l'Armani Exchange Milano a quota 38, sta risalendo prepotentemente l'Efes Pilsen, ma non era neanche una sorpresa, tra virgolette, anzi era una sorpresa vederlo sotto, il Cesca a quota, anch'esso a quota 36, così come il Bayern Monaco di coach Trinchieri, anch'esso a quota 36 punti, Real Madrid e Fenerbahce a quota 34, a breve tra l'altro vedremo anche gli highlights per quanto riguarda la 29esima giornata. Partendo da te Matteo, ti chiedo anche in generale a questo punto della stagione, la domanda più che altro è questa: Milano quest'anno come la vedi? Milano la vedo molto bene per quanto riguarda l'Eurolega, perché tranne qualche passaggio a vuoto ha vinto delle partite sicuramente importanti, non ultima quella in casa del CSKA Mosca, che se percorriamo gli anni addietro, vedere il CSKA Mosca che fa 10 sconfitte è veramente un evento particolare, anche se poi alla lunga ovviamente Milano sta facendo benissimo, secondo posto, orgoglio per il nostro paese. Un saluto ovviamente all'amico Giustino Danesi. Venerdì c'è Milano-Barcellona, ecco, è una di quelle partite che è un peccato giocare a porte chiuse, perché certo, il forum sarebbe stato stracolmo, anche perché Barcellona, alla luce degli ultimi anche acquisti, è la stragrande favorita. Insomma, la coppia Gasol-Mirotic, Fabio, bene bene, si direbbe. Sì, però hai detto tu la risalita dell'Efes. L'Efes, ricordiamo che prima del lockdown era lì in cima a tutti. Esatto. E Ataman disse, noi non ci vogliamo fermare, vogliamo continuare. Però arrivano da 7 vittorie consecutive, se non sbaglio, squadra lunghissima, profondissima, fortissima, ci aggiungo io, per me è più forte di Milano alla luce di un'ossatura importante rispetto all'anno scorso. Milano però è lì. Milano può arrivare manca probabilmente una vittoria per suggellare, certo, i playoff. Alle Final Four ce le vedi le scarpette rosse? Secondo me sì, assolutamente. Con la squadra però al completo, diciamo. Certo, ad oggi manca Delaney, c'è ancora qualche infortunato, Heinz non è in buone condizioni, Panther è in via di recupero a livello fisico, anche se sta giocando e sta facendo buone partite. Milano per me c'è, alla luce anche di quello che ha fatto durante la regular season. Le altre due, Barcellona, Efes e poi il Real non puoi non mettercelo, o se esca un Real non puoi non mettercelo. Una delle due, esatto, ci sta. Allora, tra parentesi, Milano possiamo anche aggiungere brevemente che, avendo un buon vantaggio in campionato, e avendo un livello superiore alle altre formazioni che in alternativa si tolgono punti tra di loro, esatto, potrebbe a un certo punto concentrarsi più sulla coppa, fare un po' di turnover. Assolutamente, esatto, il classico turnover. Allora, adesso ci illustriamo un po' gli occhi con la top 10 per quanto riguarda la 29esima giornata dell'Eurolega. Top 10. Panathinaikos get a stop. Mitalu in the open floor. Bento! Oh, Ben Bento fills the trail spot in the fast break. Oh.
now on the offensive end. How about the retaliation for the Russians from Jordan Mickey? Lenovo strong post up against Marinkovic. Kicks out the post though. Brown off the dribble, finds the Berioglu, and he is rejected by Lavery. And then Van Rossum with the beautiful reverse layup. Valencia's first points on the board. Galatas in the penetration, gonna look for Mirotić. It's a mismatch down low. They try to go to him right there, but time with the switch. What a pass by Mirotić! And the cut Nori all over the slam dunk. Oh, what a beautiful executed play. Trying to get loose, doesn't get the ball under. Colo does. Finds Vesely, pump fake, and a slam dunk from Jan Vesely. Picked off by Şengeli, who's doing everything for his club. Bootman on the run, denied by Kyle Hines, taking away the dunk on a 2-on-1 opportunity. Good D by Mitsov, who recovered to take away the baseline. Into Bolomboy. Bolomboy, high arcing left-handed hook off the mark. Bolomboy, power dribble. What a block! Kyle Hines climbing the ladder to go high above the rim and take away that dunk attempt from one of the best finishes in the league. And Mirotić to the basket. You saw it happening. You saw it set up. Mirotić up with the left hand. Call 7 days somebody, because that's going to be the play of the night. Check out this move. Come sempre, tutto lo spettacolo dell'Eurolega. Siamo nelle battute finali, siamo sul sito della Gazzetta dello Sport con il quale facciamo il punto della situazione. Intanto qui comunque in quest'ultimo blocco una birrettina ci stava benissimo. Saluti al Verace Falzone, al Funambolico Talamonti, Nicola Arletti, ci stava molto bene. Ma tra l'altro Cristian De Luca ci ha deliziato anche con un altro liquore, quindi ovviamente non facciamo però vabbè, io dico solo così, però un grandissimo abbraccio a Nicola Arletti. Lo aspettavamo, Matteo? Sì, un messaggio un po' in ritardo, era un po' in ritardo, però è arrivato il messaggio di Nicola. Dicevamo, purtroppo il tempo è tiranno, quindi dobbiamo essere davvero super sintetici. Siamo sul sito della Gazzetta per quanto riguarda l'NBA. Lakers Canientani Warriors, ma Nico Mannion che fa registrare 10 punti e 4 assist, tra l'altro con un battesimo del fuoco datogli dal signor LeBron James. I Clippers che rispondono e stendono Dallas. Steph Curry fa la storia da uno assist, ma non basta, perché appunto i Lakers, LeBron e compagni, vincono e convincono. Doncic ne piazza 25, ma Leonard trascina la vittoria. I Clippers sugli altri campi successi di Denver e Phoenix. Fabio, ti chiedo il dono della sintesi. Dicevamo Nico Mannion che comunque fa registrare 10 punti e 4 assist, soprattutto Steve Kerr che dà fiducia alla second line di Golden State, ha detto soprattutto a Curry, insomma ai veterani, ragazzi devo lavorare con loro. Insomma, se ti dà fiducia a Steve Kerr, bene bene direi per Nico Mannion. Sarò sintetico, benissimo, bene la fiducia di Kerr che ripone verso Nico Mannion. L'ha fatto giocare tanti minuti in 3 gare importanti, probabilmente le 3 più forti ad ovest in questo momento, che sono le 2 Los Angeles e gli Utah Jazz. Quindi bene per il futuro di Nico Mannion, che probabilmente è l'italiano su cui puntare tantissimo nei prossimi anni. Assolutamente. Matteo, anche qui ti chiedo un po' la domanda che facciamo in generale: se vedi il back to back di LeBron o se qualcun'altra franchigia quest'anno può guastargli la festa, tra virgolette. Ma secondo me è ancora favorita, la favorita numero 1 per la vittoria.
finale, perché tra parentesi probabilmente l'ultima vittoria dell'anno passato, anche se il campionato si è protratto, esatto, grazie alla bolla esatto, e al Covid, ha dato grande consapevolezza nella squadra, che comunque gioca con il ricordo sempre di Kobe, certo, e probabilmente quello è uno stimolo maggiore per tanti giocatori. Interessante anche questo dato. Allora, siamo arrivati ai saluti finali. Io ringrazio di cuore Fabio Talamonti, grazie Fabio. Grazie a te Lorenzo e a chi ovviamente ci ha seguito e visto. Un ringraziamento anche a Matteo Falzon, grazie Matteo. Grazie a te, il soprannome è Teos e Pazziano, stiamo con le domande di Valentina. No? Esatto, eri posseduto sì, dal sì, questionario sì, della Iena, che salutiamo ovviamente, un saluto a Valentina. Valentina anche, che rivedremo martedì prossimo. Ringraziamento a Cristian De Luca in cabina di regia, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, ci salutiamo con gli highlights NBA e Superbasket come sempre torna martedì prossimo in diretta alle ore 21 e vive il basket sempre!